un breve aggiornamento da Bruxelles. So che molti state seguendo questo negoziato molto importante per l'interesse nazionale e per l'interesse di tutti i cittadini italiani ed europei. Siamo in una fase di stallo, si sta rivelando molto complicato, più complicato del previsto. Ci sono tante questioni su cui ancora stiamo discutendo che non riusciamo a sciogliere. Sto invitando tutti però a convergere verso un obiettivo comune, quello di approvare Next Generation EU, che è un programma per la ripresa europea, non solo dei paesi più colpiti, ma di tutta l'Europa. E poi ovviamente stiamo ragionando sul quadro finanziario pluriennale, sarebbe il bilancio dei prossimi 7 anni. Le partite in discussione sono molteplici, questo rende molto complicato questo passaggio. Per esempio, si sta discutendo per quanto riguarda Next Generation l'ammontare ancora totale. Alcuni stati veramente, non molti, pochi mettono in discussione l'ammontare dei sussidi. Poi ci sono degli aspetti procedurali per quanto riguarda le verifiche sull'esecuzione del programma. Ci sono degli aspetti complessi che riguardano la distribuzione di competenze tra Commissione, Consiglio, Parlamento. Poi ancora c'è il quadro finanziario pluriennale con tutti i vari aspetti che riguardano i famosi rebates, con tante altre poste in gioco su cui stiamo cercando di trovare una sintesi. Noi dobbiamo trovarla questa sintesi perché è nell'interesse di tutti, ma certo dobbiamo trovarla anche mantenendo bene quelle che sono le coordinate più importanti, affermando quindi un principio fondamentale, che questo passaggio, questi strumenti che approviamo devono essere adeguati, devono essere proporzionali anche alla crisi che stiamo vivendo e devono essere effettivi, cioè devono essere efficaci. Non serve a nessuno approvare degli strumenti che poi non si rivelano efficaci. La nostra risposta deve essere pronta, collettiva, deve essere solida, deve essere veramente anche robusta dal punto di vista della consistenza economica. Ci sono alcuni paesi, ad esempio ci stiamo confrontando duramente con l'Olanda, ma anche con altri paesi cosiddetti frugali, che non condividono la necessità di una risposta così consistente, soprattutto per quanto riguarda i famosi sussidi, ma mettono anche in discussione in parte i loans, i prestiti. Ecco, stiamo cercando di coinvolgere tutti in questa prospettiva europea, tutti devono comprendere che qui non è soltanto l'Italia che se ne giova, non è soltanto la Spagna, Portogallo o gli altri paesi più colpiti e meno resilienti, ma l'intera Europa. In un'economia integrata dobbiamo tutti risollevarci per ripartire tutti insieme ancora più competitivi, ancora più resilienti. Dobbiamo competere nello spazio globale con la Cina, con gli Stati Uniti e dobbiamo farlo al più presto perché evidentemente ci sono tante sofferenze nelle nostre rispettive comunità, tante lacerazioni del tessuto sociale e produttivo che meritano un pronto rimedio. Vi terrò aggiornati, grazie.